torniamo a parlare di quelle che ci sono dietro, ma prima sigla. Ciao, bentornato sul canale, io sono Marco. Prima di cominciare questo nuovo video, come sempre, e non mi stancherò mai di dirlo, iscriviti, attiva la campanella, seguimi sui canali social e se vuoi abbonati anche per avere dei contenuti extra o dei vantaggi per te che ti sei iscritto. Era un po' che volevo mettere le mani su quelle, le Adam T7V. Perché era un po' che volevo mettere le mani su quelle casse, perché sono delle casse da home studio che vedo spesso che vengono pubblicizzate online e finalmente grazie a Midi Music, il distributore di Adam e altri marchi, sono riuscito ad avere una copia in test di queste T7V. Partiamo dalla base. Chi è Adam? Non sto a dirtelo, vai a vedere, ti lascio il link sotto in descrizione. Adam comunque è un'azienda che fa speaker per studi e ha questa serie T, che è la serie cosiddetta entry level. Faccio una doverosa premessa. Quando nel 2020, parliamo di un po' di anni fa, magari questo video lo vedrai fra 5 anni, quindi saranno passati un po' di anni, ho dovuto cambiare i monitor, da studio, sono andato a provarne vari in un negozio. Metto anche le Adam e al primo ascolto non mi avevano convinto. Perché probabilmente la stanza dove sono andato ad ascoltarli non suonava bene. O comunque tieni presente che quando entri in un negozio ci sono 50 paia di casse che suonano tutte. Comunque l'aria quando si muove, fa muovere anche gli altri coni. E quindi ho optato per altre casse, ma non voglio parlare di questo in questo video. Trovi sopra una playlist con tutti i sound test di altre casse che ho avuto in studio e che ho. Quindi, che cosa è successo? Giusto per farti capire cosa è successo, parlando con Midi Music, sono stati molto molto gentili e disponibili, mi hanno detto, io ho detto delle mie idee sulle Adam, me le hanno detto no, te le do da provare, vedrai che cambi idea. Allora, partiamo dal presupposto che queste sono casse biamplificate con il woofer da 7 e il tweeter a nastro, e qui è molto importante perché c'è il grosso della differenza sul tweeter a nastro. Erogano 70 watt per cassa, bioamplificate con 50 al woofer e 20 alle alte. Adam dichiara 110 dB di SPL. E dietro che cosa trovi? Come controlli, trovi il classico controllo di volume, l'ingresso Canon oppure l'ingresso RC e due filtri sulle alte e sulle basse, quindi puoi diminuirle e abbassare. Il test che ho fatto io qui nel mio studio è stato quello di lasciarle flat, quindi come te le danno quando escono dalle scatole. Parliamo del tweeter. Allora, quando io le avevo sentite la prima volta non mi avevano colpito. Ora, adesso ci ho lavorato un po' sopra, ho fatto dei mix e devo dire che ho cambiato un po' opinione su queste casse. Chiaro, io sono abituato ad altri tipi di casse, ma le ho ascoltate, devo dire che effettivamente ho trovato due aspetti
positivi e un aspetto negativo, perché ovviamente devo, ci sono sia aspetti positivi che negativi. I due positivi: ho trovato delle basse ferme, perché hanno il woofer, tra l'altro lo sbuffo del woofer è dietro, posteriore, e non è frontale, quindi non avrai mai l'aria che ti arriva in faccia. Ho trovato le basse molto ferme, cosa che nel primo ascolto che avevo dato non le avevo quasi notate, invece qui nel mio ambiente, che ho le orecchie abituate, ho notato. Seconda cosa che mi ha fatto cambiare idea è il tweeter a nastro. Quando li ho ascoltati la prima volta, il tweeter a nastro mi dava fastidio, mi ha dato molto fastidio, mentre in questo ambiente che io conosco, che so come suona, ho trovato che effettivamente il dettaglio, la precisione e comunque il lavoro che fa il tweeter a nastro è molto interessante. Terzo aspetto, anzi ne avevo creati tre, quando le ho messe in posizione corretta, quindi ho creato il solito fantasmagorico triangolo, ho trovato una bella tridimensionalità nell'ascoltare i mix e in generale ascoltare la musica anche di altri. Ho fatto due prove con dei brani che conosco di reference di altre band e ho trovato una bella tridimensionalità, perché i tweeter trasmettono bene le medio-alte, ma non le rendono mai fastidiose, ma frizzanti al punto giusto. Quindi questi sono gli aspetti positivi che ho trovato delle casse. Un aspetto negativo che ho trovato, poi può essere che magari la coppia che ho io magari hanno fatto già un po' di giri di giostra e quindi questa cosa non è sentito, il volume rispetto ad altre casse che ho, il volume che erogano è leggermente più basso. Ora, magari per me che sono abituato a lavorare qui in questa stanza e tutto, magari la necessità di avere qualche watt in più di potenza non mi avrebbe guastato. Però capisco anche che l'utilizzo di queste casse in un home recording, in uno studio, con la potenza che ti dà è bilanciata. Quindi, secondo me, non gli hanno esagerato nella potenza. Ma ora che ho parlato per tanti minuti e sulle casse, cioè, più di dirti vai in negozio, visita il sito della MIDI Music e vedi qual è il rivenditore, vorrei magari sentirle. Andremo a fare un sound test. Come realizzo questi sound test, che sono sempre, e lo ripeto, da prendere come punto di partenza, perché le tue orecchie non le potrò mai sostituire, e soprattutto l'ascolto diretto delle casse, quello non verrà mai sostituito da un video su YouTube, ma ti può dare un'idea. Solito sound test con due microfoni che utilizzo normalmente, stereo pair, messi nella posizione in cui io ascolto all'altezza delle mie orecchie, con tre sample semplicissimi. Stavolta ho usato un drum and bass e due basi che uso normalmente. Quindi iscriviti al canale, ascolta il sound test e nei commenti dimmi se Aile Adam ti interessano, ti piacciono o non ti piacciono, ma aspetto un commento sulle Adam, sia positivo che negativo, ovviamente non insultate, ecco, quello è base. Quindi passiamo al sound test e ci vediamo al prossimo video.
Thank you.